Questa è la settima puntata per la Corsia del Ressaglio. A questo punto abbiamo dove dobbiamo mettere l'anello. L'anello va qui al centro così. Dobbiamo contare le maglie. Quante sono le maglie di questa parte, di questa punta qua? In questo caso le maglie sono 410. Queste vanno divise per 6. Perché per 6? Perché nell'anello vanno 6 attaccature. Quindi 6 gruppi di maglie vanno collegate all'anello in modo che l'anello rimanga tutto aperto all'interno. In questo caso sono 410 le maglie, diviso 6 fa 68. Allora, a questo punto dobbiamo fare 68 maglie di questo e mettere in una parte dell'anello. Però adesso cominciamo a fare un nodo scorsoio all'anello. Prendiamo l'ago e facciamo questo lavoro qua. Un nodo scorsoio, facciamo 3 volte, 2, 3, andiamo e lo agganciamo. Abbiamo già diviso l'anello in 6 parti, facendo la parte, eccole qui, una, due, naturalmente se vengono un po' sfalsate non è che sia problema. 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, così sono 7, però dunque vediamo. 1, 3, 4, 5, sono 6, sono 6, ecco qua. Sono 6 parti. Adesso dobbiamo rinforzare il nodo scorsoio che abbiamo fatto, facendo un altro nodo, lo facciamo come abbiamo fatto nella rete. Guarda, questo lo faccio vedere, potrei fare il passo, si infila dentro così, e si fa il nodo. Ecco qua, un nodo. E non si sposta da, non si deve spostare da qui. Facciamo anche doppio, così non si sposta per niente. Quindi, si tira sotto e si tira. Ecco. A questo punto prendiamo la rete e infiliamo 68 maglie. La apriamo in questo modo, così. E infiliamo 68 maglie. Facciamo così, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ci vuole un po' di pazienza, 18, 20, 22, 4, 26, 30, 32. 34, 36, 38, 40. Sessanta, 62, 64, 66 e 68. Ecco, infilano le maglie dentro. E viene sull'anello così. Adesso l'anello va. L'anello va collegato. Questa maglia adesso si fa il nodo come si fa nella rete. Si infila sempre così uno. Tiene col dito naturalmente perché la mano deve tenere l'anello. Due. Questi passa dentro così come si cambiano di norma della rete. E adesso si tira così in modo che la rete va a tirarsi sulla parte della lente del nodo. Eccolo qua. Adesso si fa sempre un altro nodo per rinforzare lo stesso nodo. 2,
fermo. Sto fermo. E si continua. Si continua facendo, prendendo eccoli qui. Naturalmente bisogna stare attenti della doppia rete, perché una parte e dall'altra parte, e bisogna prendere quella che è sempre da questa parte qua, dove abbiamo fatto il nodo, qua così. Fatto il nodo e prendiamo così a contare, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13, 50. È un po' pazientoste, che riusciamo nei nostri tempi. Tiriamo sempre così e mandiamo la rete sul punto a fianco all'altro nodo. Eccolo. Facciamo, la annodiamo un'altra volta, come sempre con un doppio nodo, li dobbiamo fare, passando sempre quello da quello. Il dito, così, dito, così, e si tira, in modo da avere lo spazio così. Ecco qua. Si tira bene il nodo e si fa un altro nodo sopra l'altro nodo. 1, 2, rimane bello lungo. Continuando sempre sulla parte dove abbiamo fatto il nodo, continuiamo a contare a 68 maglie. Sessanta, sessantadue, sessantaquattro, sessantasei, sessantotto. Infiliamo e andiamo a legare l'altro pacchettino. Bisogna sempre fare il pacchettino, ma così. Eccolo qua, eccolo qua il pacchettino. Andiamo così, perché se non sta messo a mano.